What? Sono atterrato. Non sono Superman, eh? Sono Clark Kent. No, lei è un cretino e lo sarà negli anni a venire. Ma certo che sì, ma certo che no. E oggi la puntata è dedicata a quei film dei supereroi che ci hanno fatto un po' schifo. Come sì, dire, un po' che li guardi, fai un po'. E quindi partiamo subito con il primo film. Si tratta di Barbed Wire, diretto nel 1996 da David Hogan. Basato sull'omonimo personaggio della Dark Horse, il film vede quella grande, grande attrice di Pamela Anderson interpretare la ribelle Barbara Kupeski. Il compito di Barbara è quello di salvare una dottoressa che ha sviluppato una tecnologia in grado di risolvere una guerra civile tra dei neonazisti e un esercito che si rifà agli antichi modelli democratici degli USA. Un film con una fortissima impronta storica, come ci dimostra questa scena della nostra cara Pamelona. Tu lo sapevi, man, che durante le riprese di Baywatch, grazie a Pamela fu inventato lo slow motion? Perché praticamente loro vedevano Pamela correre sulla spiaggia, volevano dare enfasi a quelle cosce sinuose, a quel movimento sessuale. Cosce. 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 Tette, intendiamo le tette. E con queste cosce passiamo al prossimo film. La pellicola in questione è Steel, diretto da Kenneth Johnson nel 1997. In questo caso il supereroe della DC è interpretato dal cestista Shaquille O'Neal, che poteva benissimo rimanere a far rimbalzare le palle e invece no, ha deciso di farle rimbalzare a noi. Nel film Steel in realtà è un progettista militare per l'esercito degli Stati Uniti che, tra le altre attrezzature, progetta una resistente armatura decidendo così di indossarla per combattere i nemici di turno. Ma perché i giocatori di basket non pensano solamente al basket? Che... Esatto, io dico. Cosa dico, dici? Dico. Questo è un pezzo che si chiama Tico Tico, che uscirà nella prossima compilation di Tico. Hitmania Screen Week estate 2017. Sarà montato con Tico. Ok, passiamo al prossimo film, senza Shaquille O'Neal, si spera. Parliamo di Batman e Robin di Joel Schumacher del 1997. Avevamo già parlato dei capezzoli diretti da Joel introdotti nel capitolo precedente, Batman Forever, ma questo terzo film fu un flop, così flop che rappresentò la chiusura della serie, per poi riprendere solo anni dopo con la nuova trilogia di Nolan. Nel film Batman alias George Clooney e Robin e Batgirl devono vedersela con i super criminali Poison Ivy, ovvero Uma Thurman, e Arnold Schwarzenegger, ovvero Mr. Freeze. Si dice che il quarto capitolo era Batman, Robin e lo spazzino. Un cattivo che ti lanciava addosso lo sporco più ostinato. Se ci sono dei cattivi che voi avreste voluto vedere e non avete visto, no, scriveteci nei commenti, noi li leggiamo e ridiamo assieme, sì, facciamo così. E magari chissà, facciamo uno squillo a Joel e gli diciamo, sì, Joel, ci sono... e ci diamo. Esatto. Così, esatto, dai. Proprio così. No, devi fare. In salita. Sto migliorando. No, stai sbavando ovunque. Vado al prossimo film. Prima che qui. Basta! Catwoman, diretto dal regista Pitoff, con questo nome d'arte bellissimo, nel 2004. Il film si discosta completamente dalla storia originale del fumetto e racconta le origini della donna gatto. È la sua lotta contro una società che produce una crema di bellezza, la Beauline, che può provocare la morte di chi la utilizza. Mentre sono tante le attrici che hanno interpretato la donna gatto, nessuno ha voluto interpretare l'uomo gatto di Sarah Banda nel suo film che doveva uscire. Un film bellissimo. Sì, spettacolare. E il film, perché noi abbiamo letto la sceneggiatura, aveva anche delle transizioni di scene che facevano Mosaka! Mosaka! Purtroppo Enrico Papi ha degli altri impegni lavorativi e non potrà interpretare se stesso in questo film, ma verrà interpretato da Dustin Hoffman, che renderà onore chiaramente. E se volete candidarvi per interpretare, sì, l'uomo gatto, scrivetecelo nei commenti, noi vi metteremo in contatto con la produzione senza esitare. Un'altra cosa che dovete fare qui sotto nei commenti è scrivere chiaramente se queste scene che vi abbiamo proposto vi sono piaciute o se c'è qualcos'altro che invece ci volete suggerire, proporre. Certo, sottoporre. Beh, ricordatevi di scaricare l'app di Screen Week, di iscrivervi ai loro social, di iscrivervi ai nostri social, che sono social che contengono il 50% di intelligenza in meno. In meno. Lascia
siano leggeri. Leggeri come una pernacchia. E infatti adesso noi spariremo con la magia del cinema grazie a questo effetto transizione pernacchia.